sconta come le Olimpiadi un anno di ritardo e come le Olimpiadi Expo 2020 si terrà nel 2021. Resta però intatto l'appeal internazionale della manifestazione, la cui ultima edizione si è svolta a Milano nel 2015. Chi ebbe la fortuna di girare tra i padiglioni allestiti in fiera è tornato a casa con gli occhi pieni di meraviglia, ma anche con qualche consapevolezza in più sui temi della sostenibilità ambientale e del cibo. L'Abruzzo c'era e da protagonista non soltanto per il boom registrato dagli arrosticini in terra lombarda, ormai scontato, ma anche grazie al coraggio e ai sacrifici delle imprese regionali che seppero proporsi in una vetrina così importante. Un'esperienza positiva che si spera di replicare e anzi potenziare nel 2021 a Dubai, sede della prossima Expo internazionale. Oggi, nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a Dubai 2020, la regione ha lanciato le manifestazioni di interesse rivolte alle imprese. Oggi presentiamo tutto il parterre istituzionale che parteciperà a questa avventura, quindi Abruzzo Sviluppo, l'ARAP, Regione Abruzzo ovviamente, le Camere di Commercio, l'Istituto per il Commercio Estero. Noi saremo presenti come Regione Abruzzo nel padiglione Italia per rafforzare il brand Italia, insieme ad altre 14 regioni. Parallelamente stiamo organizzando un percorso per le imprese abruzzesi nel quello che si chiama DEC, cioè il Salone Deputato agli incontri economici, in cui Abruzzo Sviluppo selezionerà le imprese che parteciperanno e ARAP darà un supporto logistico in modo da riempire le agende delle imprese abruzzesi e poi con la collaborazione delle Camere di Commercio che seguiranno l'internazionalizzazione di queste imprese. È un percorso importante che vede non risorse infinite investite in Regione Abruzzo, investiamo circa la metà di quanto investito in precedenza, però riteniamo che stiamo costruendo un percorso per le imprese abruzzesi importanti. L'Abruzzo ha un tessuto imprenditoriale importante, fatte da grandissime aziende, ringraziamo Dio che sia così, e anche fatte da piccole aziende che magari da sole non riuscirebbero a crearsi un percorso costruttivo a Dubai, perché è importante essere presente. Noi come padiglione Abruzzo mostreremo quelle che sono le bellezze dell'Abruzzo, perché ricordiamo che il tema dell'Expo 2021 è la bellezza. Vorrei ricordare che nei giorni passati Gabriele Salvatore è stato qui in Abruzzo per girare un video che poi sarà riproposto nel nostro padiglione durante tutti i 6 mesi dell'Expo, dove mostreremo appunto le bellezze dell'Abruzzo. Noi dobbiamo creare però un percorso per le piccole aziende che magari non sono in grado di crearsi incontri fattivi con gli imprenditori internazionali, e questo lo stiamo facendo col supporto di tutti i partner istituzionali.